Allora, ciao a tutti, oggi affronteremo il tema della sicurezza informatica, che è un tema sicuramente sempre più importante, visto che è superata quella fase dell'informatica che è stata quella della diffusione di massa, capillare, dell'utilizzo semplice delle tecnologie esistenti. Immediatamente dopo è apparso il problema di come gestire le tecnologie, per saperle usare. E gestire significa anche fare i conti con una serie di attacchi, insicurezze che sono generate da fattori interni e fattori esterni. Quando dico fattori interni penso per esempio alla conservazione dei propri dati, alla necessità di fare copie di dati altrimenti non recuperabili. Quando parla di attacchi esterni, forse è la cosa più immediata, cioè si capisce che si parla di virus, trojan, malware e una serie di altre amenità del genere che attaccano quotidianamente, specialmente quando siamo connessi alla rete, i nostri PC. Come sempre, i temi saranno trattati riferendoci a strumenti di software libero. Quindi, a posto di per qualcuno farlo vedere per la 15ª volta, vado a illustrare cosa si intende per software libero. Software libero è quel software che contiene, soddisfa le quattro libertà fondamentali. Quali sono queste quattro libertà? La libertà zero. Si parte da zero perché queste libertà che sono state enunciate da Stallman, poi vedremo chi è Stallman e soprattutto che faccia ha, che è il più grande programmatore di tutti i tempi, non a detta mia ma a detta della comunità del programmatore internazionale. Siccome quando si programma si comincia sempre a contare da zero, quando lui ha enunciato le quattro libertà ovviamente ha cominciato da zero, quindi la prima libertà è la libertà zero, che è la libertà di eseguire il programma per ogni utilizzo. Questa è una libertà di facile comprensione e soprattutto direi che per la maggior parte del software che usiamo quotidianamente è una libertà che siamo abituati ad avere, perché siamo abituati a eseguire programmi per ogni utilizzo, perché a parte qualche programma che specifica questo programma può essere usato esclusivamente per scopi non commerciali, in realtà normalmente quando abbiamo un programma abbiamo acquistato la licenza o ce lo siamo procurati tramite lo scaricamento del configure, abbiamo comunque la libertà di eseguirlo per ogni utilizzo. La libertà 1 è invece quella di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie esigenze. Qui in effetti è già una cosa che non siamo abituati, normalmente non compriamo la scatola del programma, lo usiamo, ma quello è quello che rimane. Non siamo né capaci né tantomeno autorizzati a capire come funziona il programma e addirittura ad adattarlo. La libertà 2 invece è quella di redistribuire copie così da poter aiutare il tuo vicino. Aiutare il tuo vicino significa semplicemente condividere, aiutarsi l'un l'altro condividendo le cose utili. Il software è una cosa utile. L'esempio è sempre quello delle ricette. Noi siamo abituati che le ricette ce le scambiamo liberamente, nessuno ci dice non puoi scambiare le ricette. Le scambiamo perché è la cosa più normale, i cosiddetti rapporti di buon vicinato, ci scambiamo le ricette. Questa è una libertà che assolutamente non solo non siamo abituati ad avere, ma ci viene negata. Ricordate lo spot, non rubereste mai un film, non rubereste mai una macchina, non rubare il software per un reato. Nel software libero, copiare il software non solo non è un reato, ma è un valore positivo. Cioè, copiare il software libero e distribuirlo ai nostri amici, ai nostri conoscenti, a tutti quelli che potrebbero averne bisogno, non solo è un reato, è un valore positivo. Quindi la libertà 3, che è assolutamente connessa con la 1, se io il programma lo studio, lo modifico e penso che queste modifiche possano essere utili ad altre persone, io ho la libertà di redistribuire la versione modificata. Quindi io posso studiare la versione che ho avuto liberamente, posso anche modificarla e distribuire la versione modificata di quel programma. Chiaramente le libertà 1 e 3 hanno come prerequisito l'accesso al codice sorgente. Cioè, se io non ho il codice con cui è stato fatto il programma, logicamente non posso studiarlo, non posso modificarlo, quindi non potrò neanche distribuirlo. Questa è un'altra cosa tipica del software libero, cioè normalmente troviamo insieme al programma anche il codice sorgente, cioè tutto quello che il programmatore ha scritto per far funzionare il programma. Free software, free as in freedom, not as in beer, perché in inglese c'è questa doppia valenza. Free significa sia gratis che libero.
allora, per far capire che non si tratta di software gratis, ma si tratta di software libero, si dice che free è nel significato che si dà nella parola freedom, cioè libertà, e non free come free beer, come una birra gratis. Ad esempio il software cosiddetto freeware è un software gratis, ma non è software libero, perché normalmente non ha quello fatto libero. Normalmente si tende anche a associare il software libero con l'open source. Questa è una cosa che sentite spesso. Software libero, open source, stessa cosa. Cerchiamo di capire se è veramente così. Per capire quale può essere un'eventuale differenza tra software libero e open source, prendiamo due persone. Il sostenitore della tecnologia open source dice: beh, l'open source è migliore del software non open source, perché dietro un software open source ci sono tantissime persone, migliaia di persone in giro per il mondo che sono messe lì, hanno collaborato condividendo il codice, e quindi sicuramente il risultato è di qualità maggiore, perché lavorando così tanti sullo stesso codice nessuna società privata poteva farlo, quindi sicuramente il risultato è migliore di quello che poteva essere in quel mondo. Questo è un beneficio pratico, né più né meno. Non si parla di libertà. Allora, diamo a queste due persone, un sostenitore dell'open source e l'altro del software libero, un programma che non è libero, quindi non soddisfa le quattro libertà che abbiamo visto prima, però e soprattutto è un programma chiuso, no? Un cosiddetto software proprietario. Però questo software proprietario è potente, affidabile, comodo, e non potrebbe essere stato meglio di così, in nessun altro modo. Il sostenitore dell'open source cosa fa? Lo prova, lo usa e dice: io non pensavo che una società o comunque un software proprietario potesse essere così potente, così affidabile, funzionare così bene. Non pensavo che questo fosse possibile solo tramite l'open source, perché in quel modo, abbiamo detto, si concentrano le energie, si ha una diffusione del codice e così via. Tuttavia, funziona così bene, perché non dovrei usarlo? Funziona. Il sostenitore del software libero invece si pone il problema se questo software soddisfa le quattro libertà che abbiamo detto all'inizio, che sono libertà irrinunciabili per chi vuole che dentro il software sia contenuta anche una buona dose di libertà individuale, personale. E dice: beh, in effetti sì, il software funziona bene, è perfetto, è bellissimo, mi piace, ma non contiene quei requisiti di libertà che io chiedo quando vado a utilizzare un software. E allora, non possedendo questi requisiti, questo software non è fatto per me. Preferisco prendere un'alternativa libera che magari fa meno cose. Se io ne ho la capacità, contribuirò a migliorarla, però per me la cosa principale è la libertà contenuta all'interno. Quindi, chi sostiene l'open source per filosofia, se trova la comodità, rinuncia alla propria libertà. Se un numero sufficiente di noi, che siamo utenti, che siamo sviluppatori, si porrà il problema della libertà e non solo della comunità, allora, logicamente, tutti quelli che producono software dovranno pensare non solo a come il software funziona, ma anche al fatto che sia un software che porta una ventata di libertà, quelle quattro libertà di cui parlavamo all'inizio. Il software libero è visto come... questa cosa è naturalmente voluta, come un software per pochi eletti, per persone un po' strane, un po' fricchettone, che sai, questi che usano il software libero, insomma, si sa che tipi sono, no? Sono un po' alternativi. Allora vediamo se è veramente così. Sti drogati di il software libero. Nel software libero, l'abbiamo detto, è difficile il conteggio per un motivo: di quante persone lo usano. Perché se io voglio sapere quante persone usano Microsoft Word o Office o Windows o quello che è, per sapere quante le usano è facilissimo: vedo quanti ne hanno venduti, ne hanno venduti 1 milione, quindi che lo usano 1 milione di persone. Nel software libero, abbiamo detto all'inizio, io posso fare tutte le copie che voglio, perché non è un reato, anzi sono incoraggiato a farlo. Quindi è complicato sapere quante sono le copie che vanno in giro. L'unica stima che possiamo realisticamente fare, e che è una stima nettamente per difetto, è quante volte è stato scaricato. Quello lo posso contare. E vediamo alcuni esempi di software libero. Per esempio Firefox, che è il browser web migliore che c'è in circolazione, non solo fra il software libero ma in generale,
è stato scaricato 236 milioni di volte. OpenOffice, che è l'alternativa a Microsoft Office libera, circa 70 milioni di volte. E il caso più eclatante è quello che è sotto Apache. Apache è un software che serve a visualizzare, a servire le pagine web dei siti. Quindi logicamente, mentre gli altri due potete scaricare e vedete l'iconcina e vi rendete conto che c'è, Apache normalmente non si vede, perché se io vedo il sito web non vedo il software che è sotto può invitare pagine. Bene, Apache è usato su circa il 65% dei siti web, per cui se visitate 100 siti web, su 65 di essi troverete installato Apache. E Apache è software libero. Quindi da queste tre dimostrazioni, ce ne sarebbero molte altre, si capisce che il software libero è una realtà, non è una cosa di nicchia come viene presentato. Per darvi un esempio di quanto ci sia strategia commerciale dietro questo concorso del software libero con un software di nicchia riservato a pochi, noi siamo stati una settimana fa al CeBIT, che è la più grande mostra di informatica al mondo. In questa mostra, naturalmente divisa per padiglioni, quindi per settori, la parte Linux era nel padiglione, mi sembra, riservato alle piccole imprese. E era fate conto, un angolino del padiglione in cui c'era OpenOffice, c'erano tutti i principali progetti per Linux. Occupavano un angolino del padiglione. Al centro del padiglione c'era non Microsoft, c'era la divisione piccole imprese di Microsoft, che ne prendeva circa la metà. Microsoft ne aveva circa 5-6, credo, sparse nei padiglioni. Questo per farvi capire che in realtà c'è una tale disparità di risorse fra il software proprietario e il software libero, che molte delle percezioni che si ha del software libero in senso negativo, nel senso che è una cosa che non possiamo usare, è complicato, per pochi e così via, dipende anche da mirate politiche di marketing da parte di chi produce software libero. Come nasce il software libero? Il software libero nasce da un progetto che si chiamava GNU. GNU è un altro di questi accroppi da programmatore. Nel senso che quando i programmatori devono fare delle sigle, non si accontentano di fare le sigle, hanno tutti i comuni mortali, ma devono fare i cosiddetti acronimi ricorsivi. Cioè, l'acronimo vuol dire che ogni iniziale significa qualcosa, ricorsivo vuol dire che l'acronimo contiene se stesso, quindi GNU significa GNU is not Unix. E nasce per l'iniziativa di che è Richard Stallman, che nel 1983 si pose il problema della libertà del software. Ora, se considerate che nel 1983 non c'era neanche un PC in ogni casa, il fatto che qualcuno si sia posto il problema della libertà del software dimostra veramente quanto fosse avanti coi tempi. Se considerate normalmente con una cosa sbagliata, ma è un'associazione frequente, il software libero si intende Linux, c'è diciamo, più che non sarà questo il problema. Stallman, quando si è posto il problema del software libero, ha cercato anche di proteggere, cioè fare in modo che chi decideva che Linux è nato per scrivere un software libero avesse la garanzia che quel software sarebbe rimasto sempre libero. Perché qual è il rischio? Il rischio è che io scrivo un software libero, lo metto in distribuzione, tutti se lo copiano, lo usano e sono felici, un giorno arriva uno e dice faccio una piccola modifica, metto un brevetto e il software non è più libero. Allora, per fare questo, per garantire quindi che il software rimanesse libero, è stata sviluppata una licenza. Una licenza si chiama GPL, GNU General Public License. Normalmente il software libero viene distribuito con questa licenza. È una licenza estremamente restrittiva, nel senso che non può essere toccata alcuna delle quattro libertà che abbiamo visto all'inizio. Quindi se un programma io lo rilascio con licenza GPL, sono sicuro che quel software conterrà sempre, anche nel corso del tempo, anche se verrà modificato da altri e così via, tutte e quattro le libertà con cui lo distribuisco. Poi ne esistono altre che sono derivate, ad esempio la Free Documentation License, che è una licenza che si applica principalmente a testi e che è quella, ad esempio, viene usata da Wikipedia. Sapete tutti cos'è Wikipedia, la più grande enciclopedia online, usa la licenza FDL del 2.0. Ce ne sono altre, ma non vi sto a tediare con le licenze. E veniamo al Linux. Linux è un software, per la verità è il kernel, è solo il cuore del sistema. Dopo Linux, Linux è solo il cuore del sistema. Ci sono poi una serie di utilità che sono intorno e sono state sviluppate da Stallman e Company. Infatti quando vedete a volte scritto GNU Linux, significa, sarebbe la vera edizione di Linux,
cioè significa tutto il lavoro che è stato fatto da Dune con attaccato il kernel Linux. Ora, siccome siamo persone normali e andiamo a dire Dune Linux dalla mattina alla sera, per comunità diciamo Linux, ma insomma sappiate che la formula completa è Dune Linux. Nasce nel 91, la storiella penso l'avrete già sentita, questo studente finlandese che va su internet e decide scrivendo un clone di Linux, che era un sistema operativo esistente, mi piacerebbe, lo sto facendo per divertimento perché studio all'università, datemi una mano. Da questo è nato il concorrente principale del sistema operativo proprietario, non male, per considerare che era partito da uno studente erode. Anche il kernel Linux fu rilasciato immediatamente con la licenza GPL. Quindi quando usate il kernel Linux sappiate che nessuno può toccare le vostre libertà dal 91 ad oggi, grazie alla licenza che è stata sviluppata da Sturma. Vi ho messo delle note, ma le passano molto velocemente. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è quello che avevamo già visto nel caso dell'open source: molte persone che collaborano fanno un prodotto di qualità. Andiamo poi fuori dalla logica delle classiche leggi commerciali, perché naturalmente in questo caso avete visto all'inizio è dirompente il concetto per cui il software viene distribuito liberamente, senza aggravio di costi, senza restrizioni di licenza, e addirittura viene incoraggiata la cosa. Il software Linux è normalmente molto più configurabile di quello di Windows, perché logicamente chi interviene sul codice anche in maniera successiva rispetto a quello che era stato il programmatore originario cerca di mettere in piedi le opzioni, le opzioni di configurazione, le funzioni che servono a lui o per lui, per cui logicamente troveremo tantissime possibilità di configurazione e di personalizzazione del software, perché non è una società che dice questo è il software, te lo compri e te lo devi tenere, ma è un lavoro continuo di aggiornamento e miglioramento del software. Questo cosa comporta? Comporta che per esempio i sistemi operativi Linux sono molto meno attaccabili da virus e company, e anche quando dovesse succedere che qualche programma presenta delle vulnerabilità, che può succedere, nessun programma è perfetto, presenta delle vulnerabilità per cui potrebbe esporre il computer a attacchi, normalmente nel giro di ore o al massimo pochi giorni abbiamo la soluzione. Perché? Perché siccome tutti nel mondo possono vedere il codice del programma, quando si sa dove sta il problema, nel giro di poco è sufficiente studiare il codice, sa fare, studiare il codice, vedere dove sta la vulnerabilità, correggerla, o per la libertà 3, la libertà di ridistribuire immediatamente la versione modificata, per cui nel giro di poco normalmente si tappa qualunque falla. Io ora parlo di Microsoft perché quella è più diffusa, non perché ce l'abbia particolarmente con Microsoft, ma sapete che quando c'è un problema con Windows ci vogliono mesi prima che venga sistemato, e Microsoft addirittura normalmente denuncia le persone che fanno presente che c'è un problema. È successo a volte che qualche programmatore ha capito dove stava il problema, l'ha detto pubblicamente, secondo me il problema sta qui, c'è una libreria che ha un problema, Microsoft normalmente ha reagito con vietri, ha agito per verificare contro queste persone, perché non si doveva sapere, ha esposto milioni di computer a un rischio, semplicemente perché Microsoft, essendo un software proprietario, deve al suo interno trovare sia la causa del problema sia la soluzione. Non ha la potenza di milioni di programmatori in giro per il mondo, ha qualche migliaio di programmatori. E poi non si deve sapere che c'è la vulnerabilità. E poi non si deve sapere che c'è la vulnerabilità. Soprattutto questo. E veniamo a noi, perché poi lascio spazio agli interventi tecnici. Noi siamo l'associazione Google Network, e perché nasce l'associazione Google? Beh, nasce per un motivo molto semplice, perché c'è un diffuso analfabetismo informatico, telematico e tecnologico. Noi viviamo in una zona molto bella, che è una Limma, io e tutti noi ci siamo veramente affezionati, pensiamo che sia veramente uno dei posti migliori in cui vivere al mondo, però riconosciamo anche i nostri limiti. Noi siamo ferratissimi per quanto riguarda l'agroalimentare, siamo bravi nel turismo. Quando si parla di tecnologia la Maremma crolla miseramente. Qual è il problema? Il problema è che tutte le persone che vanno a studiare nelle università, parlo naturalmente di ragazzi di 12 anni, che vanno a studiare nelle università toscane e non, perché magari sono interessati a temi che non siano né l'agroalimentare né il turismo, alla fine si laureano e dicono: e ora che faccio? Rimango nella città dove ho studiato, oppure vado a Roma, a Milano, perché di tornare a casa mia e trovare un lavoro non se ne parla. E questo è un grosso limite.
è un grosso limite e noi vorremmo nel nostro piccolo far sì che si potesse superare, cioè se su 100 che viene investito in Maremma anche uno o due fosse investito in tecnologia piuttosto che nei settori che abbiamo detto prima, effettivamente si potrebbe piano piano pensare a un cambiamento. E quindi abbiamo pensato di creare un'associazione che si occupa della diffusione del software libero a livello divulgativo. Perché a livello divulgativo? Perché, l'abbiamo detto, se si creano dei gruppi piccoli di persone ferratissime a livello informatico, bravissimi, eccezionali, ma fanno un club e si riuniscono una volta alla settimana per dire quanto siamo bravi e quanto siamo belli, cosa abbiamo cambiato a livello territorio? Assolutamente niente. Allora pensiamo che solo parlando a un numero di persone più ampio possibile si possa creare innanzitutto una coscienza e una cultura, dopodiché si possa pensare a quel punto di intervenire a tutti i livelli, perché logicamente noi da soli e noi tecnici da soli non possiamo cambiare le cose, c'è bisogno di un'interazione di tantissimi soggetti che insistono su questo territorio, e solo se parliamo costantemente a un numero ampio di persone possiamo pensare che questa interazione abbia luogo, altrimenti cioè, facciamo il nostro club, ci vediamo a giocare a Warcraft e finisce lì, o alla Wii. Quindi l'associazione nei nostri intenti vuole diventare un punto di riferimento per le competenze e le attività legate alla cultura tecnologica sul territorio. Stiamo cercando di farlo, vedete che da qualche anno organizziamo i Newsday, stiamo cercando di organizzare il più possibile corsi gratuiti su Linux, sulla sicurezza informatica, ne abbiamo fatti alcuni sullo sviluppo web, ne faremo altri sicuramente, ormai è diventata una cosa costante per noi fare attività formativa, ci stiamo aprendo anche alla possibilità di fare corsi anche in base alle richieste che vengono dalle persone, perché noi abbiamo cercato di dare un'idea di massima su alcuni argomenti che pensavamo fossero interessanti, ma logicamente siamo sempre aperti alla sensibilità, alla curiosità delle persone che magari vengono a dirci va, mi interesserebbe capire meglio come funziona questa cosa, mi interesserebbe approfondire quest'altro argomento. Noi siamo qui per questo, proprio perché vogliamo diffondere conoscenza e cultura nel maggior numero di persone possibile. Oggi avremo una serie di interventi che secondo me, pur essendo una sola giornata, danno una buona idea di quello che è la sicurezza informatica e di come si mette in pratica. Per cui vi raccomando di seguirli tutti e di seguirli con attenzione. Le persone che fanno questi seminari sono persone che naturalmente sono, in quanto parte dell'associazione, in quanto lo fanno per lavoro e così via, preparate e in grado anche di darvi delle indicazioni aggiuntive rispetto a quello che è il seminario in senso stretto, per cui non vi fate problemi, fate domande, fate richieste, anche di eventuali, come dicevo prima, possibilità di approfondimento di uno specifico argomento di quelli che vediamo oggi. Oggi vi diamo una carrellata, naturalmente se qualcuno è interessato ce lo faccia presente, possiamo organizzare altri incontri che siano più mirati su un singolo argomento. Io vi lascerei allora il primo intervento, Giuseppe, che tocca a te, e buona visione. Thank you.